grande mostra a Trieste, Caccia Dominioni, uomo della patria ma uomo anche dell'arte. L'architetto Marianna Cerboni ha organizzato questa mostra, la promuove e la fa vivere. Anche qui, con le nostre parole, a Udinese Channel. Grazie, architetto. Qual è stato lo sforzo per raggiungere questa rassegna e che cosa offre ai visitatori? Dunque, lo sforzo è stato quello di reperire nell'ambito della copiosissima produzione artistico-architettonica di scrittura di Paolo Caccia Dominioni molte opere esemplari della sua attività. La mostra offre più di 600 tra dipinti, disegni, tecniche miste, libri, documenti, scritti, per lo più rari e inediti, realizzati da Paolo Caccia Dominioni durante la sua lunghissima esistenza, che iniziò nel 1896 a Nerviano, che è in Lombardia ai confini del Piemonte, e si concluse nel 1992 all'ospedale Celio di Roma. In quest'arco di tempo, diciamo 96 anni, Paolo Caccia Dominioni, che peraltro si sposò molto tardi, dopo i 60 anni, e quindi ebbe modo tutta la vita di dedicarsi completamente all'arte e alla guerra, e realizzò una serie ricchissima di opere. Dunque, a partire dalle testimonianze, lui è stato una sorta di cronista indiretta della guerra, sia del primo conflitto mondiale che del secondo, ma in mezzo anche della campagna di Eritrea e poi anche della resistenza a cui aderì dopo l'8 settembre. E la mostra è intanto visitata a oggi almeno da 3.500 visitatori che provengono da tutta Italia, perché Paolo Caccia Dominioni, che era una persona assolutamente spartana, che non si spinse per nulla per farsi conoscere né per guadagnare denaro, tuttavia ha dei cultori in alcune nicchie che si occupano di storia, di arte e d'architettura in Italia e all'estero. Ed è anche per questo che ho voluto poi portare la mostra a Bruxelles, e dal 3 novembre la mostra sarà visitabile all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, e poi dal 19 nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia a Bruxelles, e poi dal 3 dicembre una serie di opere di artisti friulani, sloveni e austriaci, sempre giovani, dedicati alla Prima Guerra Mondiale, sarà visitabile alla Maison de la Jeunesse di Woluwe-Saint-Pierre a Bruxelles, che è uno dei, chiamiamoli così, dei rioni, o diciamolo alla veneziana, dei sestrieri più colti e più eleganti della capitale belga. E poi un gruppo di giovani artisti belgi, e nel 2016 saranno ospitati a Gorizia e a Trieste, che sono le città simbolo per noi della Prima Guerra Mondiale, e alla Biblioteca Statale Isontina di Gorizia e in una sede prestigiosa istituzionale di Trieste. Così si chiude il cerchio della mostra, con questa mostra, appunto con questa rassegna di giovani che rappresentano l'immaginario contemporaneo sulla Prima Guerra Mondiale, mentre Paolo Caccia Dominioni rappresenta l'immaginario di 100 anni fa. Ma ci sarà ancora una cosa di più, che è uscita proprio dall'ultimo viaggio che ho fatto a Bruxelles per organizzare queste ultime mostre. L'8 maggio è considerato dai belgi il giorno in cui si festeggia la fine della Seconda Guerra Mondiale,
poiché ho parlato con i vertici belgi e ho raccontato questa storia di Paolo Cacciadominioni, disegnatore eccellente, tant'è che Hugo Pratt, considerato oggi uno dei maggiori disegnatori al mondo, scrisse proprio di considerarlo il suo maestro, di essersi ispirato a lui per i suoi disegni. Oltretutto Paolo Cacciadominioni, un uomo che, come accennavi tu, è stato un uomo della patria, nel senso non esaltato della parola. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la battaglia di L'Alamein, cui lui partecipò a capo del 31esimo genio guastatori, del battaglione suo, e tornò nel deserto africano ancora minato e per 14 anni rimase lì, e con i suoi fidi e con gli ascari che erano le truppe di colore, collaborazionisti degli italiani, e di cui 6 morirono in questo campo, nel deserto minato, a recuperare le salme di italiani e nemici, e poi costruì il sacrario di El Alamein. Ecco, tu mi hai anticipato un po' una domanda che volevo farti, perché una parte del tuo racconto l'avevo sentito proprio alla caserma del genio, alla caserma Berghins di Udine, dove c'è un museo del genio militare che testimonia di Cacciadominioni e del genio stesso e delle realtà della prima e della seconda guerra mondiale. Io vorrei approfittare dell'occasione per dire anche a chi ci guarda: visitate anche la mostra, il museo, il piccolo ma significativo museo del genio militare, caserma Berghins a Udine. Ma non voglio portarti via la parola, perché vorrei chiederti ancora: tu sei stata sempre una studiosa che ha visto nella concertazione europea una continuità non soltanto culturale ma anche ideologica, e quindi ancora una volta la parola di riferimento è pace. Esatto, la parola di riferimento è pace, tant'è che da un canto lo stesso Paolo Cacciadominioni scrisse un libro, Basta con questa guerra, e lo scrisse nel 1931. Lui andava in guerra perché era il suo dovere, però in realtà era contro la guerra, e molto spesso anche nella campagna d'Eritrea lui conquistò delle città senza spargere una goccia di sangue. Da un canto questo, dall'altro proprio la mostra dei giovani artisti belgi, italiani, austriaci e sloveni, giovani che 100 anni fa erano l'uno contro l'altro in guerra, attraverso l'arte queste generazioni d'oggi vengono riunite nel segno dell'arte per la pace. Quindi rimandiamo comunque a questa mostra Largo Papa Giovanni, Trieste, fino al 17 di ottobre. Paolo Cacciadominioni. Grazie all'architetto Acerboni e buon lavoro.